Radio Radicale, siamo con Gea Schirò per commentare il dibattito che c'è stato oggi in Parlamento sul prossimo Consiglio europeo del 9-10 marzo. Un appuntamento importante che prelude anche alla celebrazione del 60° anniversario dei Trattati di Roma che si svolgerà il 25 marzo qui nella capitale. Allora, che impressione ha avuto di questo dibattito e soprattutto del dilemma sulla cosiddetta doppia velocità della nuova Unione Europea? Beh, la relazione del presidente Gentiloni è stata esauriente e ampia. Abbiamo solo assistito a uno show che sembrava, come dire, un uso improprio dell'aula parlamentare da parte di Di Maio, perché diciamo, non ha fatto un discorso politico, ma ha rivolto, come dire, a una platea televisiva. Quindi, e questo mi dispiace perché sono forme di offesa della vita parlamentare. Tornando all'intervento, alla relazione del presidente, ho già detto, è stato un intervento esauriente in cui ha ancora messo nelle mani delle risoluzioni che la Camera voterà più tardi e della discussione in ambito del Consiglio europeo, ovviamente l'attuazione più che altro di diciamo, un percorso a doppia velocità, che d'altronde sarebbe anche giustificato dalle due velocità esistenti e anche dall'ampliamento, perché noi abbiamo molti paesi candidati, non dimentichiamolo, probabilmente che sono i paesi dei Balcani occidentali. La visita dell'alto rappresentante Mogherini nei Balcani occidentali della settimana scorsa dimostra la volontà di allargare proprio per rendere l'Unione Europea un continente, come dire, completo, cioè la rappresentanza di un intero continente, e questo, come dire, imporrebbe addirittura, oltre che giustificherebbe, proprio l'implementazione delle cosiddette due velocità. Ricordiamo poi che le due velocità cosiddette, che sembrano una semplificazione, innanzitutto che l'Italia starebbe in una velocità, come sempre a volte ci si vittimizza un po' in Italia, che l'Italia starebbe nella velocità alta assieme ai paesi fondatori, non starebbe diciamo, a rincorrere con i paesi aggregati e aggreganti. Quindi questo è un punto che gli ascoltatori debbono avere ben chiaro. E poi in realtà ci sono molti altri punti. Il più importante, secondo me, in questo momento tra i progetti diciamo, dell'Unione, anche perché questo è un'informazione, non so se lei lo sa, gli ascoltatori lo sanno, oggi pomeriggio, subito prima dell'intervento in aula del Presidente, c'è stata una lunga audizione dell'alto rappresentante. Sì, della Mogherini, che ha illustrato le linee di intervento, e la più importante su cui molte forze sono dedicate sono da una parte le politiche di immigrazione, quindi l'attuazione del cosiddetto accordo di Malta del 3 febbraio, che ricordiamo sempre agli ascoltatori italiani, è quello segue il forum Italia-Libia del 2 febbraio ed è un progetto molto interessante perché significa, come dire, cercare di intervenire sui migranti nei territori di origine, un po' simile all'accordo fatto con la Turchia, controllare i confini subsahariani, quindi anche quelle migrazioni, ed è anche una preparazione, che è una cosa di cui non si parla a sufficienza sui giornali, il quinto summit euro-africano che si svolgerà a novembre, dove c'è un enorme investimento europeo nella cooperazione, una sorta di piano Juncker per la cooperazione in Africa, aperto anche ai privati, questo è un punto molto importante, e poi il rinnovo del fondo di investimenti, cioè il cosiddetto piano Juncker, di nuovo fino al 2020 in Europa. Il combinato disposto di queste operazioni sono delle manovre enormemente espansive per gli investimenti europei. L'altro punto estremamente importante è l'implementazione di quella che all'inizio si era chiamata Global Strategy,
proposta dall'alto rappresentante e che è diventata la proposta di difesa comune approvata a dicembre dalla Commissione europea di cui si discute. Ed è, questo è un punto molto interessante, perché davvero quello che adesso sono delle manovre isolate, delle operazioni autorizzate isolate, come ad esempio Frontex eccetera eccetera, si dovrebbero affrontare in modo comune, più efficace, più rapido, con come dire, l'onore e l'onere di tutti i paesi membri. Bene, la ringrazio. Ringrazio Gea Schirò del Partito Democratico, iscritta al Partito Radicale Transnazionale, con la quale vi abbiamo parlato del dibattito parlamentare sul Consiglio europeo del 9 e 10 marzo prossimo.